Il Salone Leone X della Villa Medicea di Poggio a Caiano era gremito di persone stamani per incontrare la scrittrice Dacia Maraini. Il penultimo appuntamento della rassegna Autore di Oggi, Capolavori di Ieri, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune, dalla Direzione della Villa e dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della Città di Firenze, è stato contrassegnato da uno dei personaggi più importanti della letteratura italiana contemporanea, che ha regalato ai presenti la sua personale lettura di Canne al Vento di Grazia Deledda. La scrittrice ha illustrato al pubblico la trama del romanzo per soffermarsi poi sugli aspetti stilistici e sulle tematiche principali affrontate dall'opera del premio Nobel Deledda, dando vita a paralleli con gli altri autori, da Hardy a Flaubert fino a Dostoevsky. In linea con lo spirito della rassegna ha poi affermato: le parole non sono soltanto per così per chiacchierare, le parole sono un potere, e chi ha più parole, quindi chi ha più studiato e chi è più dotato di linguaggio, possiede la realtà, la descrive e quindi in un certo senso la domina e la regola. Numerose le domande e gli interventi del pubblico che hanno portato il dibattito sui diversi argomenti, letterari e non, dall'importanza della musicalità della scrittura allo stile dell'autrice, fino ad arrivare alla condizione della donna. Questo giardino di privilegi che è l'Europa e si deve confrontare, soprattutto in tempi di globalizzazione, con un mondo invece molto diverso, in cui essere donna ancora è una forma di minorità, insomma, è una forma di perversione, non può accedere agli studi. Autori di Oggi, Capolavori di Ieri si concluderà sabato 18 aprile alle 17 alle Scuderie Medicee con la conferenza di Francesco Recami sul romanzo La nausea di Jean-Paul Sartre.